Grazie Cettina. Allora, io per fortuna ho il microfono in gola, quindi mi riuscite a sentire bene pure dietro? Ok, scusate se sono arrivato un po' in ritardo, ma sono andato a salutare Don Palmiro, che è una persona che tenevo particolarmente a vedere e a salutare. Perché? Perché l'ultima volta che sono venuto qui ad Augusta, e in realtà sono venuto a doppia battuta, perché sono venuto prima il sabato ad assistere alla messa di fine mese di Don Palmiro, che è un qualcosa che dovrebbero fare tutti i parroci d'Italia, in ogni luogo dove succede qualcosa di simile a quello che succede qua. Questa è la prima cosa che riguarda Augusta ed è un esempio che dovrebbero seguire tutti. Non lo sto dicendo tanto per dire perché mi trovo qua, ma può essere testimone Pier Nicola. Abbiamo incontrato un parroco della Terra dei Fuochi in un evento che abbiamo organizzato a Bruxelles e gli ho raccontato la storia di Don Palmiro e l'ho incitato a provare a fare lo stesso, perché l'azione della Chiesa può essere veramente fondamentale nel far capire alle persone da che parte stanno le cose giuste e da quale parte stanno le cose non giuste. Probabilmente Augusta sta incominciando a capirlo. E io sono contento di essere qua oggi dopo che è stato passato il primo step. E adesso tra nove giorni ci sarà la possibilità di cambiarla davvero questa città. E allora dicevo ad un signore al bar che si lamentava poco fa mentre stavamo facendo una passeggiata incontrando le persone di Augusta, e si lamentava come ci lamentiamo tutti, come mi lamento io, come si lamenta chiunque in Italia, che le cose non vanno, che l'amministrazione è incapace, che si mancano i soldi e via dicendo. È vero o non è vero? Ci lamentiamo, però la differenza tra chi si lamenta e chi vuole cambiare le cose sta nell'azione che viene fatta in cabina elettorale. E qui ad Augusta avete un'opportunità fantastica domenica prossima. Avete un'opportunità fantastica per poter dire: io il mio l'ho fatto, io ci ho provato a cambiare la mia città. E poi se mi devo lamentare, almeno dico: mi lamento con cognizione di causa, ma non lamentarmi dopo non aver partecipato. Dopo che abbiamo fatto l'incontro su questo punto zero, di cui parlerà Pier Nicola più avanti, che è un progetto di rilevamento dell'inquinamento che stiamo provando a portare avanti in vari posti, abbiamo scelto Augusta come uno dei primi posti per cominciare. Io ho sentito per la prima volta parlare Cettina. E avevamo avuto pure un po' di discussioni, perché siccome era un progetto che portavamo avanti con i nostri fondi a cui rinunciamo, ho detto: non è un'attività politica, non è campagna elettorale, quindi non credo che è il caso presentare un candidato sindaco mentre facciamo un'attività tecnica. Però siccome Cettina aveva contribuito nello studio, nel rilevamento dei dati, abbiamo detto: va bene, allora parlerà di quello. Io, dopo averla sentita parlare, dicevo a degli amici: ragazzi, ma sapete, ancora non era cominciata la campagna elettorale, si era scelta Cettina come candidata sindaco, ma non era iniziata la campagna elettorale. E dicevo, andando via: ragazzi, ma sapete che la candidata sindaco di Augusta è veramente brava. Detto, io non sono residente ad Augusta, non la posso votare, però se fossi un cittadino di Augusta la voterei senza pensarci due volte, perché l'ho sentito che c'aveva la voglia, l'entusiasmo, la preparazione. Cettina è una collega, è un avvocato, anche io ero un avvocato, lo sono ancora, però ho notato, a parte la sua preparazione scientifica, la passione, l'intensità con cui ha voglia di cambiare assieme al gruppo di Augusta questa città. E questo è qualcosa che adesso vedo qui in questa piazza. Due mesi fa l'ho visto dentro una sala in cui parlavamo di una questione tecnica, adesso si vede invece nelle vostre facce la voglia di vedere una città diversa. E questo è qualcosa di bello, perché io sono sicuro che alcuni di voi avranno visto questi stessi ragazzi che oggi entrano nel Consiglio Comunale e che tra 10 giorni lo andranno a governare, li avranno visti 2-3 anni fa fare dei gazebi in periferia,
È vero o non è vero? Avete visto qualche gazebo del Movimento 5 Stelle? Magari qualcuno di voi ha pensato: ma chi sono questi quattro scappati di casa? Ma chi sono sti pazzi che con 35 gradi stanno qui a distribuire volantini, Parlamento pulito, fuori ladri dalle istituzioni, ci tagliamo i soldi e lo stipendio e cerchiamo di darli alla comunità, creiamo un paese dove fare crescere i nostri figli, creiamo le basi per il futuro, cambiamo pagina. Questo facevano questi quattro scappati di casa, e questi quattro scappati di casa in realtà erano persone che sono avvocati, ingegneri, medici, architetti, gente che studia le cose e che poi dedica un po' del proprio tempo per cambiare la società in cui vive. Questo è il Movimento 5 Stelle. La mia storia è una storia che non è tanto diversa da quella di Cettina. Io sono una persona che ha viaggiato, che ha studiato, ho iniziato la mia carriera, poi ho avuto questa possibilità di dedicare un piccolo periodo della mia vita, due mandati massimo, sto facendo il primo, cercando di dedicarlo alla cosa comune, cercando di fare del mio meglio, del nostro meglio, nel nostro gruppo, per cercare di cambiare la società in cui viviamo. E allora al Parlamento europeo siamo entrati come 17 scappati di casa, anche noi, perché nessuno conosceva il Movimento 5 Stelle in Europa, perché i giornali in Italia ci massacravano, perché gli amici dei giornali e dei partiti italiani a livello europeo gli era stato dipinto un movimento che andava in Europa per distruggere tutto, mentre in realtà è arrivato in Parlamento europeo per la prima volta una delegazione italiana che è sempre presente e che lavora con un'intensità pazzesca su tutti i dossier. Questo è quello che è successo. È quello che stiamo facendo in questo momento, è cercare di fare in 17 il lavoro che dovrebbero fare 70-80 persone, quindi cercando di seguire con la massima attenzione quello che non hanno fatto i nostri colleghi prima. Questa qui è una zona in cui ci sono tante campagne attorno, no? E molti di quelli che lavoravano con gli agrumeti magari si lamentano di cosa è successo con il trattato UE-Marocco, col fatto che sui nostri banconi ci sono le arance marocchine o israeliane e non riusciamo più a essere competitivi sul mercato. Queste qua sono state delle scelte prese a livello europeo in maniera dissennata, ma non da marziani. Non è che l'Unione Europea è un organo esterno che arriva e ci detta delle regole. L'Unione Europea è un'unione di stati di cui fa parte anche l'Italia, di cui l'Italia anzi è un paese fondatore. Il problema è che se l'Italia manca o se l'Italia non batte il pugno sul tavolo quando si tratta di alzare la voce su questioni che riguardano l'Italia, allora gli italiani ne pagano le conseguenze, perché il trattato UE-Marocco è stato votato e voluto da europarlamentari italiani anche, che qualcuno di voi ha votato o che qualcuno che voi conoscete ha votato. Questo è quello che è successo. Quello che invece non deve più succedere è che ci vengano date delle regole, per esempio per ora si parla del trattato di libero commercio con gli Stati Uniti d'America che potrebbe portare altrettanto danni. Allora noi cerchiamo di informare, cerchiamo di fare in modo che si dica: noi sapevamo che cosa poteva succedere, perché di solito che cosa vi dicono? Vi dicono: è stato un errore entrare, però ormai che siamo entrati è impossibile uscire. Ti dicono così con l'euro, vi dicono così col fiscal compact, con il MES e via dicendo. Ora qui si andrà a governare una città che ha tanti problemi. E una delle prime cose che vi viene detta è: ma i soldi dove li troviamo? Dove si trovano i soldi per fare le cose? E tutti parlano: i finanziamenti europei, i fondi europei, perché noi faremo, noi promettiamo. Ecco, una cosa che ha fatto il Movimento 5 Stelle e che non ha fatto mai nessun altro partito è stato abolire il verbo al futuro. Noi non ve lo diciamo: promettiamo, faremo, e cambieremo, daremo lavoro a tutti. No, noi parliamo al massimo al passato e vi diciamo che sicuramente
che sicuramente quello che è successo finora è che delle vostre tasse, perché i fondi europei non sono un fondo, un pozzo di San Patrizio da cui prendere soldi, i fondi europei non sono nient'altro che le tasse che noi paghiamo, quindi dalle vostre tasse escono nei confronti dell'Unione Europea circa 13 miliardi l'anno che l'Italia dà, e riusciamo a spenderne, nell'ultimo anno ne abbiamo spesi circa 4 miliardi e mezzo, quindi c'è qualcosa che non torna. E qualcuno di voi si chiederà: ma com'è possibile che non riusciamo a spendere i soldi che noi abbiamo versato di tasse, di sacrifici, di una pressione che è insostenibile, perché noi abbiamo una pressione fiscale che è insostenibile. E allora il problema sta nel fatto che questi fondi europei, che si dividono in diretti ed indiretti, nel momento in cui devono essere fatti gli investimenti hanno bisogno di una quota di compartecipazione che decide la politica. E la politica, soprattutto quella regionale, nel momento in cui deve andare a cofinanziare, si ritrova come un gruppo di api che assale il miele. E allora ognuno vuole la sua parte, e per quello viene difficile fare una programmazione seria. Quando la politica invece viene fatta da gente che agisce in maniera disinteressata per il bene della comunità, allora diventa normale, come è normale in Germania, come è normale in Danimarca, come è normale in Irlanda, che non è che era un paese che eccelleva come capacità di programmazione e di spesa, ma diventa normale pensare che è assurdo trovarci ancora a finanziare nel piano, nel POFEST 2014-2020, la Catania-Gela, che è in programmazione da 40 anni, o la Palermo-Agrigento o la Agrigento-Caltanissetta, perché mentre il resto d'Europa ormai le autostrade le ha abbandonate e passa tutto al trasporto su rotaia, noi ancora spendiamo o proviamo a spendere, perché poi non ci riusciamo perché c'è l'appalto alla cooperativa, l'appalto all'amico, è il politico X che ci deve mangiare, è il deputato Y che fa io con i miei voti. Questa cosa qui deve cambiare, perché chi amministra e se amministra il Movimento 5 Stelle lo fa con trasparenza, come principio base, la trasparenza. Ora io non mi voglio dilungare troppo su questo discorso, perché entriamo in dei tecnicismi che sono più tipici di un convegno con le slide dietro, di un momento di incontro in piazza con voi. Però sicuramente la possibilità di intercettare dei fondi e di fare quei progetti che possono fare crescere una città come quella di Augusta ci sono. È un mito quando vi dicono che non è possibile, che non si possono fare. L'unica cosa è avere la capacità, l'organizzazione e la programmazione. Con Cettina si farà un ufficio Europa, questo ufficio Europa sarà perennemente collegato con noi a Bruxelles, le informazioni che arriveranno saranno sempre informazioni di prima mano, e qualsiasi opportunità che potrà essere colta sarà un'opportunità di sviluppo per i ragazzi di Augusta e per il futuro di questa città, perché questa è una città bellissima. Mentre venivo qua pensavo una cosa con Pier Nicola. Io pensavo: ma Pier Nicola, immaginati se io e te andassimo in giro al posto di fare gli europarlamentari o i portavoce del Movimento 5 Stelle, fossimo dei portavoce, ci fingiamo dei portavoce del PD. Ci mettiamo le magliettine del PD e andiamo in giro e diciamo quello che fa normalmente il PD. Cioè, come reagirebbe la gente? Perché la gente, no, con voi come reagireste, no? Se qui ci fosse uno e vi dice: sai, io ho votato due settimane fa per l'IMU agricola, tanto a me che me ne frega, io mica c'ho la campagna, tanto la paghi tu. Oppure vengo da voi e vi dico: ma io nel mio mandato di europarlamentare ho fatto un paio di favori a due o tre multinazionali che tanto vanno a produrre dove la manodopera costa poco, e ho fatto ratificare due o tre trattati, così i contadini o i pescatori siciliani non lavorano più, tanto a me che me ne frega, tanto voi non ne sapete niente. Quindi questo lì cambia, lì riusciamo a cambiare, lì, noi riusciamo a cambiare se riusciamo a informare
trasformare ad 1-1, perché è naturalmente difficile scardinare un sistema in un giorno. Però piano piano, e non so se ve ne state accorgendo, perché noi siamo gli stessi che 2-3 anni fa ci presentavamo alle elezioni con il sogno di prendere un consigliere. Con il sogno, noi dicevamo: riusciamo a mettere un virus all'interno del sistema che sconvolge tutto. Questo era il nostro obiettivo. Come ti chiami? Mimmo Scadà. Mimmo? Pippo. Pippo, allora facciamo così, faccio un gioco con te. Io qualche anno fa ero in piazza a Madrid con gli Indignados e facevano, quando un discorso gli piaceva, al posto del prete facevano così, con le mani così. Quindi se ti piace tu fai così, se sei annoiato fai così, se così, come se va. Se invece ti sei seccato e dici: oh basta, stai dicendo delle cose che non ti posso ascoltare più, fai così, va bene? Ok? Allora, insomma, non mi voglio dilungare troppo, perché ora lascio la parola a Pier Nicola, però il concetto è poi a Cettina, però il concetto sostanzialmente era questo: da quel virus che avevamo iniziato ad infilare all'interno dei consigli comunali, cioè pensate quante carte ci sono qua dentro questo consiglio, che se tutti i cittadini di Augusta conoscessero scoppierebbe una rivolta. Bastava uno che stava a controllare l'amministrazione che è stata sciolta nella passata legislatura. Adesso invece siamo passati ad una fase diversa. Perché? Ma sapete perché? Il verbo al passato. Perché mentre noi 2, 3, 4 anni fa ci siamo presentati alle elezioni dicendo delle cose: ci taglieremo lo stipendio, rinunceremo ai rimborsi elettorali, faremo gli interessi dei cittadini, dicevamo no a queste cose. Ma queste belle parole le dicono tutti nelle campagne elettorali, ci copiano i programmi, ci copiano gli slogan. Sentite, In questa stessa piazza, io sono sicuro che verrà a fare un comizio il candidato sindaco antagonista e dirà qualcosa di molto simile a quello che dice Cettina. Magari ora ci sta ascoltando e prende spunto, no? Ma la differenza sta tra le parole e i fatti. E sapete perché i numeri del Movimento 5 Stelle sono sempre crescenti? Perché tutto quello che abbiamo detto lo facciamo. E non vi fate infinocchiare quando vi cercano di far capire che sono tutti uguali, perché non siamo assolutamente tutti uguali. In Sicilia abbiamo 2 comuni dove governa il Movimento 5 Stelle e vi invito ad andare a vedere come stanno a Ragusa e a Bagheria. Bagheria era il sindaco di Bagheria è un mio carissimo amico. Io conosco perfettamente le situazioni difficili che lui vive con la mafia, con le pressioni, con un comune che è in dissesto, dove non c'è un euro. Bagheria era una città quando si è insediato Patrizio V, in cui c'erano i cumuli di immondizia in tutte le strade, un'aria irrespirabile. La società che faceva che si occupava appunto dei rifiuti era il Coires, una società partecipata della regione, super infiltrata dalla mafia. Patrizio l'ha affrontata facendo quello che un cittadino onesto farebbe, ed è riuscito a levare l'immondizia dalle strade di Bagheria, ed è riuscito a levare una convenzione che dava soldi alla mafia. E questa non cambi il mondo in un giorno, ma lo cambi passo dopo passo. E io sono sicuro che voi avete tutta la volontà di cambiare Augusta e avete la grande possibilità di farlo con Cettina tra una settimana. Facciamo Cettina, 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 Cettina. Così vi riscaldate un po' prima che parla Pier Nicola. Lascio la parola a te. Grazie Augusta. Io la prossima volta che vengo qua vengo a trovare lei come sindaco, quindi non mi deludete. Adesso dipende da voi, perché adesso.
Adesso parlo da qua, la prossima volta mi piacerebbe parlare lì dentro, quindi dipende da voi. Prima di passare la parola faccio un ultimo saluto a Don Palmiro, perché la sua esperienza, la sua esperienza, lo ribadisco, è un esempio per tutti.